Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Di ritorno dopo un anche troppo lungo periodo di assenza, ci sono state le vacanze, soprattutto ho avuto grossi problemi con il mio programma di editing, sto un po' impazzendo, infatti spero di riuscire a editare anche questo video che sto girando in questo momento, perché insomma è un po' complicato, io non sono un'esperta di tecnologia, quindi figuriamoci se riesco a risolvere i miei problemi con la tecnologia. Comunque mi vedete tutta abbronzata, mai stata così abbronzata tra l'altro ragazzi, perché sono di ritorno dalle mie vacanze in Corsica e ho intenzione adesso di riprendere a fare i video molto più frequentemente, insomma. E partiamo con questo video dell'inizio stagione, che è in realtà un video di fine stagione, perché ho fatto degli acquisti su Pinkpanda e ho visto che c'era una mystery box in omaggio, come quella che vi feci vedere a fine primavera, appunto, sperando che questa box che andremo a vedere oggi, che è questa, sia più soddisfacente di quella che abbiamo visto qualche mese fa, perché come ben sapete, se ve lo siete persi, vi lascio il link in descrizione per vedervi questo video qua. Quella mystery box, appunto, come dicevamo, era stata abbastanza scarsa, molto molto scarsa. Questa invece oggi, quella di oggi, mi sembra bella consistente, un po' al tocco, mi sembra che sia una bella palettina grande. E comunque è bella consistente. Spero di non trovare smalti, pulisci pennelli, insomma queste cose qua che abbiamo già trovato anche l'altra volta, che erano un po' un no. Comunque ho voluto tentare e ne ho presa un'altra. A me queste cose un po' misteriose, le mystery box, mi fanno incuriosire moltissimo, quindi non posso farne a meno, non posso farne a meno. Insieme a questa mystery box, ovviamente, cioè in realtà il motivo principale per cui mi è arrivata poi anche la mystery box, sono i miei ordini, che poi vedremo in un video a parte, che sono questa palette di High Heart Revolution, che è una sottomarca, tra virgolette, di Revolution, piena di colori, proprio veramente pazzesca. Mi sembra di qualità anche un po' il packaging, nonostante sia una marca abbastanza low cost. La Rainbow Heartbreaker, quindi spezza cuori. Speriamo non spezzi il nostro povero cuore mentre la proviamo. Intanto ho acceso anche un po' le mie lucine dietro per fare un po' di ambient. L'avevo già pensato prima di iniziare a registrare, ovviamente dimenticato, ma figuriamoci. Comunque, oltre a questa palette, ho preso due glitterini di NYX. Uno un po' più rosato, l'altro un po' più bianchino, più trasparente, tra virgolette, dà solo l'idea del brillantino, perché sono obsessed in questo momento con i brillantini, li metto in qualsiasi look praticamente che faccio e quindi ne ho voluto comprare degli altri, provare quelli di NYX, ma vedremo tutto insieme, questo è solo un scartaggio generale. Veloci veloci, ho preso due fixing spray di Revolution, uno è il Glow Fix e l'altro è il Base Fix, questo per la base e questo per dare un tocco di glow finale. Non guastano mai i setting spray, infatti ne ho presi due, così per un po' siamo a posto. Poi voglio provarle anche di altre marche, ne ho già provati due di NYX, adesso proviamo questi qua di Revolution, poi vedremo, vedremo. Infine ho preso anche questo eyeliner di Revolution, sempre, che è di questo bellissimo Rosa Baby. Si vede poco, forse si vede più così, sì. E lo proveremo anche questo in un video separato. Era così, giusto una carrellata per farvi vedere un po' i miei acquisti, un haul generale. Ma passiamo alla parte succosa di questo video, che è questa bellissima mystery box. Mi è arrivata 2 giorni fa ed ero impaziente. Forse per questo anche che sto facendo il video di notte, perché voglio vedere cosa c'è dentro. Apriamo la busta misteriosa, apriamo la busta misteriosa e vediamo cosa c'è dentro. Non voglio guardare, come l'altra volta non guardo, pescherò. Vediamo. Prima cosa, piccola, piccola, vediamo cos'è. Allora, ok, ok, questa mi piace. NYX Sweet Cheeks Glow, quindi dovrebbe essere un blush illuminante. Qua c'è scritto anche Creamy Powder Blush, quindi dovrebbe essere un po' creamy, un po' powder, boh, vediamo. Il colore è un po' ambiguo perché mi sembra giallo, non lo so. Silence is Golden è il nome del colore. Blush non è sicuramente. Infatti secondo me in queste mystery box mettono un po' le cose ambigue, no? Un po' strane, non lo so. Questo è il colore, mi sembra un po' giallo per essere un blush, mi sembra più un illuminante. Sì, infatti è un illuminante, però è bello scuro. Adesso vediamo
qua che sono un po' abbronzata, se ci sta. No, è scurissimo. Non lo so, comunque lo proveremo insieme, adesso vediamo. Però mi sembra bello scuro, anche quello dell'altra volta mi era sembrato super scuro, invece è diventato il mio illuminante preferito. Quindi adesso vediamo. Prima cosa, cosa dire? Sono soddisfatta? Chi lo sa? Cioè, NYX comunque è una buona marca, ci sta a trovarla nella mystery box, però mi sembra un po' un colore tipo che non prende nessuno. Andiamo avanti, prendiamo questa cosa piccola anche. NAM Acqua Concealer. Cos'è? Cos'è? Marca NAM, mai visto. Ah, è un setting powder. Allora, il colore è abbastanza universale, nel senso che penso che non lasci molto colore. Comunque lo proveremo. NAM, la marca NAM, mai vista. Comunque è un prodotto che ci sta. Versatile, quindi va bene. Non di un colore appunto pazzo come potrebbe essere questo blush, che ancora non mi capacito della sua dicitura blush. Boh, chi lo sa, noi continuiamo a pescare, ma ci sono un sacco di cose, ragazzi. Allora, Makeup Obsession. Questa l'avevo già sentita come marca. Shimmer Dust Loose Powder Bougie Bronze. Ah, questo dovrebbe essere un bronzer. Non è mai una scelta azzeccatissima mettere in una mystery box un bronzer o un illuminante, perché i colori ovviamente variano da carnagione a carnagione. Ma vediamo, il packaging mi piace tantissimo. Non capisco. Sono molto confusa, non capisco come funzionano questi trucchi. Sono matta io? Non capisco come funziona, perché deve essere pressato qua questa sponge, che vedete lascia il colore, però non mi sembra un... cioè mi sembra lasci più che altro dei brillanti, che non so se riuscite... sì dai, poi i brillanti li vedete, però non è un bronzer, cioè sarà anche questo un illuminante. Sono confusa, questi prodotti sono un po' confusi, magari poi vado su internet a guardare meglio, magari sono io scema che non riesco a capire come si utilizzano, eh. Sarà una polvere illuminante, non so, per il corpo, non c'è neanche scritto. Tutti i prodotti un po' così, boh, cioè, non lo so, non lo so, è un po' bizzarro, ma noi continuiamo... Ah, secondo me questo è un must per tutte le mystery box che fanno, lo stesso che ho trovato nella mystery box primaverile, uguale, stesso colore, sempre della marca Pink Panda. Guarda, vergogna, cioè piuttosto non so, in tutte le mystery box ci metti sto benedetto smalto rosa brutto, no no, zero. Allora, prodottino piccolo, no vabbè ragazzi, non ci posso credere, è la stessa. È la stessa palette che ho trovato nella mystery box primaverile, cioè sembra una presa in giro, sembra una presa in giro. Qua gli erano avanzate, hanno detto mettiamole, boh. Comunque è questa, è quella dell'altra volta, l'abbiamo già vista, ciao. Speriamo che ci regali delle gioie quest'ultimo prodottino piccolo, che è Matte and Glow Bronzer di Essence. Questo è il prodotto. Boh, sì dai, direi che come bronzer un po' molto freddo, eh. Comunque non, 99% di ingredienti naturali, not bad, mi piace. Sono un amante delle cose un po' naturali, così. Passiamo al gran finale, ragazzi, che è dun dun dun, I Heart Revolution, che è la stessa marca della palettina che avevo comprato separata per appunto provare la marca. Bene, perché così ho due palettine della stessa marca da provare. Vediamo un po' che colori ci sono, se ci regala delle gioie. Cioè, già che si apre a libro, bellissimo, bellissimo, con il suo specchio, no, bello. I colori, ragazzi, sono questi qua. Allora, direi, niente male che ci sono i colori, quelli neutri. Ci sono tantissimi shimmer, ma tantissimi. Un viola che è matte e questi tre che sono matte, che sono i colori neutri, che quindi, insomma, ci sta che siano matte. Per il resto è tutto, tutto shimmer. Vabbè, ci sta un po' con la dicitura Hidden Treasure, che è il nome della palette. Insomma, un po' rimandano lo shimmer al treasure, ai tesori, no? Le cose preziose. Però è un po' strano una palette con tutti questi shimmer, cioè, però dai, ci sono dei colori che mi piacciono molto. Ad esempio il colore Discover, qua mi piace tantissimo. Finders Keepers, mi piace tanto anche quello sotto. C'è un bello schema colori, ci sono tanti colori anche di pazzi che ho voglia di provare. Voglio intanto swatchare Discover. Bellissimo, ma super pigmentati. Jewels, che è questo verdone.
Vediamo, anche questo super pigmentato, ragazzi. Super shimmer, adesso vedremo quanto performanti saranno sulle palpebre. Quindi, nella mystery box abbiamo trovato la palettina, molto bella, super approvata. Il bronzer, approvato, adesso dobbiamo vedere se mi sta bene sulla faccia, soprattutto adesso che sono super abbronzata. Non credo che andrà bene, ma lo proviamo lo stesso. I brillantini misteriosi, che non si è capito se è da corpo, da viso, illuminante, boh. Comunque ci sta, dai, poi il packaging è molto carino. La cipria in polvere libera di NAM. Questi due prodotti che direi che non commento neanche, proprio non li prendo neanche in considerazione. E poi abbiamo trovato questo blush barra illuminante, non si è ancora capito. Quindi con questo bottino io direi che posso ritenermi molto soddisfatta di questa mystery box di fine estate e ci andremo a fare un bel look adesso. Eccoci qua, pronti per utilizzare tutti i prodottini che abbiamo trovato. Io ho già fatto una base con fondotinta, correttore e sopracciglia, il resto andremo a farlo insieme. Infatti andremo a settare il tutto provando l'acqua concealer di NAM. Ne vado a mettere un po' qua, vado a passare il pennellino e partiamo. Prima impressione un po' pesante, forse ho abbondato, Il colore non lo lascia particolarmente, anche se fosse una cipria un po' più scura. In questo momento per me andrebbe sicuramente meglio. Questa è una cipria secondo me più utilizzabile in un periodo più invernale, cioè una cipria comunque non esageratamente leggera, ecco. Io sono andata molto leggera comunque nello stenderla e non mi dispiace l'effetto finale. Sicuramente questo non lo utilizzerò nell'immediato presente, ma lo utilizzerò magari un po' più in là, quando inizia a fare più freddo, magari farò qualche baking, perché questa secondo me è perfetta per il baking. Bene, 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 passiamo al prossimo prodottino, che è il bronzer. Vado a prenderne un po', fa, oddio, fallout a go-go. Andiamo a vedere, vi dico, non so se dalla telecamera si veda più di tanto, ma ha un bellissimo colore. Nonostante dalla cialda sembri molto freddo come colore, dà un effetto quasi caldo. Boh, strano, e però secondo me si adatta molto anche alla pelle su cui viene messo, vi dico la verità. Mi piace molto, poi fatto con ingredienti naturali, andiamo a nozze. Mi ha sorpreso veramente, top. Ho messo un po' del mio blush preferito del momento, che è questo qua di Kiko, della linea Green. Come potete vedere dalla cialda l'ho usato e riusato. Andiamo a prendere il fatidico highlighter barra blush. In realtà ho cercato su internet informazioni a proposito di questo e vi dico la verità, non ho trovato nient'altro che non fosse la spiegazione che c'è sul packaging, quindi rimarrà un mistero. Comunque noi non ci facciamo abbattere e andiamo a provarlo sulla pelle. Vado molto leggera, vedo già qua sullo scovolino che c'è un po' troppo giallo. Ma vediamo un po'. È molto caldo, si vede molto, però nel senso non mi fa macchia gialla. Come potete vedere, alla fine illumina soltanto. Se ovviamente lo usiamo con parsimonia. Un po' anche sul nasino, sotto all'arcata sopraccigliare. Vedete qua già il colore, che qua comunque sono più chiara, si vede di più. Altra cosa, ragazzi, che ho cercato comunque su internet informazioni, questo prodottino qua che abbiamo visto prima, in realtà può essere usato come polvere illuminante da corpo sia illuminante. L'unica cosa che io denuncio è il packaging terribile, perché non esce il prodotto. Quindi alla fine questo bocciato, perché ho provato anche a riutilizzarlo in separata sede, non riesco a metterlo sul corpo purtroppo. Comunque, base fatta, vi dico, con questi prodotti non mi dispiace per niente. L'illuminante è molto illuminante, quindi apprezzo. Il bronzer mi è piaciuto tantissimo, la cipria un po' pesante, però non mi sembra che faccia particolari difetti, quindi sì, pesante, però mi sembra una buona cipria. Bene, 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 iniziamo con il pezzo forte, la palettina. Allora, io pensavo di andare a fare un look sul viola, utilizzando come colore di transizione il viola matte. Intanto andrò a usare questo come base per la palpebra, che è un color burro, non è bianco, e
vado a fare tutta la base e poi voglio utilizzare il colore viola anche perché è uno dei colori più difficili da creare come ombretto ed è difficile che performino estremamente bene. Adesso con il pennello da sfumatura vado a prendere un po' di questo colore qua, che è un po' più marroncino, e lo vado a mettere un po' nella crease, giusto per dare un po' di dimensione. Vabbè, questo colore niente male, molto pigmentato, mi piace davvero un sacco. Primi due colori approvati, anche il color burro comunque uniforma molto bene la palpebra. Benissimo, adesso passiamo subito al pezzo forte, che è questo colorino viola qua. Guardate che... che pigment! Che è il pigment! Vi dico, super approved! Cioè, non voglio esagerare con il parere subito, ma non sembra che faccia macchia, si sfuma molto bene, vedete, si blenda perfettamente all'interno del marrone che abbiamo messo poco fa. Cioè, già così mi piace parecchio. Top palette! Se il viola funziona, siamo a cavallo. E adesso, ragazzi, pezzo forte, dobbiamo provare gli shimmer, ovviamente. Volevo provare Finders Keepers, che mi fa impazzire. Mi sembra un po' glitter, quindi voglio capire se con il pennello... no, infatti. Proviamo con il dito. Gran colore, gran colore. Sì, con il dito già viene meglio, però non ha un colore pieno, è più glitterato. Vabbè, noi lo mettiamo comunque. Abbondiamo. Allora, non sto capendo se mi sta portando via del prodotto, perché vedete qua? Mi sembra che ci sia come un buchetto, non lo so. Quasi quasi vado a prendere anche un po' di questo Rubis, che alla fine la tonalità più o meno è la stessa, questo è Rubis, e vado a vedere se, sì, questo sicuramente, col pennello riesco ad applicarlo, perché questo buchetto mi dà un po' fastidio. Si è un po' sistemato, il colore è diventato più pieno. Ok... magari un po' meno scintillante, ovviamente, perché queste sono praticamente brillantini, quindi... All'interno voglio mettere Discover, che è questo qua chiaro, però prima di arrivare a Discover me la rischierei con Antique. Non so se riesco ad amalgamare per bene. Questo è proprio un trucco treasure, un trucco prezioso, un trucco di tesoro. Bello, proprio classico colore metallizzato. Fa un po', non vi dico difetto, però vedete che si vede la texture della pelle. Non è una cosa che mi fa impazzire, però alla fine con i metallizzati questo è il rischio. Come fallout, un pochetto ragazzi, lo fa. Pace amen, è un po' il destino di tutti gli shimmer, nel senso non reputo una brutta palette perché fa un po' di fallout, alla fine è normale anche così. Passiamo a Discover, che è questo qua, lo shimmer più chiaro. Nella parte interna guardate che luminosità, è pazzesco, bellissimo. Mi protraggo anche un po' qua, mamma mia. Sono una palla di luce. Adesso cosa facciamo? Con un pennellino piccolo voglio provare ad utilizzare questo qua più scuro per fare la rima inferiore, che la scurisco un po'. Poco, non voglio esagerare perché comunque è bello scuretto, però così intensifichiamo un po' la palpebra inferiore. E ora con il pennello da sfumatura vado a riprendere il viola e vado a sfumare. Sempre anche verso l'esterno. Abbastanza dramatic questa situazione, ma non dramatic, drammatica. Ho rovinato tutto, ragazzi. Ho rovinato tutto. Non lo so, si è tutto depositato qua sotto, che non mi fa impazzire come cosa, ve lo dico. Facciamolo bello intenso a sto punto. Abbiamo iniziato, terminiamo così. Beh dai, non mi dispiace, vi dico, questa waterline così scura forse è stata un po' azzardata, ma sicuramente con il mascara risolviamo tutto. Questo, ragazzi, è il look finale dell'occhio. Allora, non mi dispiace per niente, la palpebra inferiore ho un po' esagerato effettivamente, però tutto sommato sicuramente dopo aver messo il mascara non si noterà troppo questa mega sfumatura viola. Un po' esagerata, ma nel complesso gli ombretti si amalgamano bene l'uno con l'altro. Mi piace molto l'effetto finale, molto luminoso, super approvato. Ecco qua il make-up terminato, ho fatto anche l'altro occhio, ho messo il mascara, come potete vedere dopo il mascara l'alone viola sotto si nota decisamente meno, quasi sono contenta di averlo fatto.
comunque essendo un look non particolarmente sobrio, secondo me ci sta. Ve lo faccio anche più da vicino, secondo me not bad, super luminoso. Tra l'altro stavo notando che è esattamente in pandan con la palette, potrei fare la promoter della palette Treasure, Hidden Treasure, super mega approvata, tutti i colori che ho provato bellissimi, non vedo l'ora di provare anche tutti gli altri colori, ci sono un sacco di verdi, un sacco di oro che voglio assolutamente provare, magari facendo un altro look completamente diverso. L'unica cosa che posso dire è che questa palette sicuramente non la consiglio a chi ha bisogno di colori per tutti i giorni, ecco, sicuramente qua ci sono quei tre che sono i colori un po' più classici, un po' più sobri, ma per il resto sono tutti colori pazzissimi. Look particolarmente sobri è difficile farli con questa palette qua, ma ad ogni modo direi che performance 10 su 10. Gli altri prodottini ve li ho già commentati, questi due mi hanno lasciata particolarmente soddisfatta, ma è per il periodo dell'anno, perché questa cipra così thick ora come ora non mi sento di usarla, ma probabilmente se l'avessi recensita a gennaio avrei detto wow, grande cipria. Mi sembra tutto molto promosso, sono rimasta particolarmente stupita in positivo, perché all'inizio quando ho tirato fuori tutti i prodotti dalla bustina dicevo ma ora che ho fatto il look con quei prodotti posso dire che sono veramente soddisfatta. Non so se comprerò altre mystery bag di Pink Panda, però questa volta ragazzi sono soddisfatta. Detto questo ragazzi, il video termina qui, spero che il look vi sia piaciuto, che vi siate divertiti a vedere io che scarto tutti i miei pacchi misteriosi. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se vi fa piacere, lasciate un commento e un like se volete, e io vi aspetto al prossimo video super presto. E niente ragazzi, un bacione e ciao!